Via Fiorentina è già riaperta con 2 giorni di anticipo sulla tabella di marcia. Una buona notizia, siamo in una fase ancora propedeutica ai lavori veri e propri, però grazie al personale è riuscito insomma a anticipare i tempi previsti, perché l'ordinanza, diciamo, per quanto riguarda l'incrocio di Fiorentina scadeva venerdì. Questa dimostrazione che chiaramente c'è attenzione anche da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la struttura tecnica per cercare di ridurre il disagio nella popolazione. Adesso la speranza è quella che anche in via Pitagora la riapertura possa essere anticipata. Restano ancora chiusi sostanzialmente la viabilità parallela alla tangenziale, rimane chiusa, l'ordinanza è fino al 30 settembre, ci sono da fare degli scavi, però anche qui stiamo cercando di trovare delle soluzioni che consentano, diciamo, delle chiusure parziali, cioè quindi non di chiudere tutta la strada, sempre questo nell'ottica di ridurre i disagi. A breve si concluderanno così i lavori che interessano la rete dei sottoservizi per la rotatoria, che avrà un costo complessivo di 9,7 milioni di euro. Chiusa questa fase, la fase 2, che è la fase che riguarda la seconda fase dello spostamento dei sottoservizi, le prime settimane del mese di settembre dovrebbero essere utilizzate per la riconnessione delle reti da parte dei vari gestori che appunto sovraintendono a tutti i sottoservizi. Poi a quel punto è possibile dismettere le vecchie linee interferenti e quindi iniziare con i lavori veri e propri di realizzazione del sottopasso e poi della rotatoria superficiale. Nel frattempo è prevista entro il mese di settembre l'approvazione della definitiva della perizia di variante, che è quella che poi dopo, diciamo, segue alla variazione di bilancio, che poi ha dato luogo allo stanziamento delle risorse necessarie per il completamento dell'opera. Quindi diciamo che tra breve ne vedremo l'alba, non il tramonto, perché l'alba nel senso che i lavori partano e quindi a questo punto non ci sono più interferenze, dovrebbero proseguire con la speditezza e i tempi previsti dal contratto.